Con noi oggi Monsignor Alfredo Scaracci, parroco della Cattedrale di Brescia, per presentarci la mostra Paolo VI Beato, l'uomo, l'arcivescovo, il Papa. Anzitutto, Don Alfredo, il 24 di ottobre in cattedrale si svolge l'esperienza di notte e giorno, questa lettura continua dei testi montiniani, dentro cui si verrà collocata anche una mostra fotografica particolare. Di cosa si tratta? Si tratta di offrire alle persone, ai nostri bresciani e non solo, spero, la possibilità di conoscere un Paolo VI un po' inedito, perché viene rappresentato non soltanto con fotografie, peraltro alcune conosciute, altre non così frequenti sul mercato, ecco, dell'immagine, ma attraverso anche lettere, documentazioni, scritti proprio suoi, logicamente fotografati e riprodotti, che ci aiutano a entrare in un ampio raggio di conoscenze e di approfondimento della figura di Paolo VI. Oltre 40 pannelli collocati nella rotonda del Duomo Vecchio che sono stati predisposti da chi? Sono stati predisposti da alcuni volontari, da alcuni tecnici che ci hanno aiutato sia per allestire pannelli, supporti, sia per l'illuminazione. Logicamente tutto questo vuole essere un modo molto delicato, ma non per questo superficiale, per affrontare la grande esperienza di quest'uomo, di questo vescovo, di questo papa. Non per niente un sottotitolo della mostra parla di cultura, di arte e di annuncio, proprio perché sono un po' i cardini su cui si è sviluppata l'opera pastorale prima di Giovanni Battista Montini e poi di Paolo VI. Dietro sta lo sforzo della Fondazione Ambrosiana di Paolo VI Esatto, e c'è da dire che questa è una riedizione perché era già uscita nel 2003. Ora ripresentata con alcuni aggiornamenti per mettere in luce anche la figura del Beato. Non per niente si dice Beato Paolo VI come catalogo. dal 24 di ottobre al 9 di novembre in Duomo Vecchio, con una conclusione anche particolare. Esatto, vuole essere la possibilità di allungare questo tempo proprio per motivi personali o comunitari e concludere domenica 9 con la sera, con una possibilità ancora quasi a dare un arco completo dopo notte e giorno in cui vengono proclamati i testi montiniani, sarà la volta di scena sintetica che ci aiuterà a mettere a fuoco alcuni momenti specifici, tipo Manila, dove Paolo VI subì questo tentativo di accoltellamento, Attentato, di sì. attentato. L'incontro e la riflessione con Aldo Moro e altri testi proprio miranti a questo. Quindi voglio pensare che sia un'ulteriore offerta per tutti, oltre che a partire col notte e giorno, si sviluppa con questa mostra e si conclude proprio con questo piccolo flash a livello letterario, a livello culturale. L'invito allora è per tutti in Duomo Vecchio dal 24 al 9 di novembre, anche un catalogo accompagnerà la mostra e sarà possibile acquistarlo appunto all'interno di questa esperienza. Grazie, Don Orso, di essere stato con noi. Grazie a tutti voi e grazie di questa occasione.